Adesso sì. Bene, buongiorno a tutti, bentrovati a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado del nostro istituto comprensivo di Faggiano. Poi abbiamo i rappresentanti della consulta degli studenti invece per appunto rappresentare gli alunni della scuola media di Monteparano e di Rocca Forzata. Abbiamo i loro docenti accompagnatori e, per salutare oggi qui l'autore di un libro importante, un libro che è dedicato a colui che dà il nome alla scuola secondaria di primo grado di Faggiano, e cioè il patriota Skanderbeg. E quindi oggi è un giorno importante, un giorno dedicato alle nostre origini. Saluto anche il signor Brigante, che è in rappresentanza del Consiglio d'Istituto, e poi sono intervenuti anche il vice sindaco di Faggiano, l'assessore Renna di Monteparano, e naturalmente un ringraziamento speciale all'assessore Grassi, che ha promosso questa lodevole iniziativa. E davvero io ringrazio tutti i presenti e non voglio dilungarmi molto, cedo la parola subito appunto per cominciare a entrare nel vivo di questo evento, che appunto ho dedicato tutto a scoprire quanto di importante ci sia in questo libro. E cedo la parola all'assessore, non so se vuole. Sì, passo ai saluti al vice sindaco. Poi non abbiamo previsto una scaletta, siamo andati molto a braccio, per cui è più intima la cosa, se vogliamo. Quindi il vice sindaco, poi io, poi l'assessore Renna, e poi diamo la parola ovviamente all'autore. C'è spazio. Assolutamente sì. C'è tantissimo. Buongiorno a tutti, riporto i saluti del sindaco che oggi è impegnato nell'Assemblea Costituente ACI Puglia Taranto. Saluto tutti i ragazzi, ringrazio la preside per l'accoglienza e per aver dedicato una giornata a questo importante evento culturale del nostro paese e del nostro territorio. Grazie agli autori di quest'opera, il compianto Domenico Viviana, di cui saluto la moglie Chiara Saracino, e il nostro amico fraterno Nicola Vergine, grazie al loro studio, al loro lavoro, ai loro approfondimenti, Faggiano oggi si arricchisce di un'ulteriore opera che va a ulteriormente incrementare la collana delle opere dedicate al nostro territorio. Penso al Catastronciario, al Saccheggio della Civiltà, sulla Grande Guerra, all'opera sulla Confraternita, tante altre, quella sulla Cripta. Quindi veramente un bagaglio letterario, culturale molto, molto ricco. E poi c'è questa di oggi sul grande patriota condottiero Skanderbeg, che particolarmente è vicino a noi, in quanto la nostra scuola media è intitolata a Skanderbeg, una via del nostro paese viene intitolata a Skanderbeg, e quest'opera poi in particolar modo restituisce al lettore secoli di storia, ed è abbastanza un'opera molto fresca, soprattutto adatta ad un pubblico fresco come voi, restituisce in maniera immediata e semplice quella che è la storia di Skanderbeg e di Faggiano quale primo casale albanese. Quindi il mio messaggio, che vi auguro, insomma, che grazie al grande impegno degli autori, questi autori possano essere per voi fonte di ispirazione per studiare, approfondire la nostra storia, le nostre origini, perché solo conoscendo la storia da dove veniamo che possiamo vivere il presente e evitare in futuro di commettere gli stessi errori. Buongiorno, porto anch'io i saluti del sindaco, di tutti i sindaci, perché sono tutti presenti all'Assemblea ANCI.
però non di meno, qui leggo Faggiano, primo casale albanese. Monteparano invece aveva un libro, antico casale albanese. San Marzano ha dedicato anche una statua a Skanderbeg. Dunque noi tutti questi paesi, piccoli paesi che si sono rifondati nei primi del 1500, quando ci fu appunto questa lotta interna tra i vari feudi, dove poi arrivò l'albanese Skanderbeg che portò gli albanesi qui e fondarono città, siamo tutti accomunati appunto da questa storia, Monteparano, Faggiano, San Marzano, Fragagnano, che sono tutti con la stessa origine. Dunque noi tutti, si può dire che siamo tutti fratelli di una stessa nazione. Mi diceva mio nonno che noi proveniamo dall'Albania, allora quando ero bambino non capivo. Poi, grazie agli studi, abbiamo scoperto che tutta questa zona è albanese. E allora questo vi aiuterà a ricordare e ad avere un'immagine dei tempi di allora, dove eravamo tutti uniti, vari popoli, italiani, albanesi, angioini. Dunque, noi oggi riusciamo a capire anche la diversità dei popoli in questo modo, attraverso questa storia. Grazie. Mi merito un tempo brevissimo di intervento perché la possibilità è soltanto mia. Intanto grazie a tutti per essere qua, grazie alla padrona di casa. Soltanto due parole. Esprimo la mia immensa gioia di essere qui stamattina, perché di fatto presentiamo un percorso storico che ci riguarda molto da vicino, perché riguarda le nostre radici. Probabilmente stamattina sentiremo più volte ripetere questa parola, ma di fatto è quello che ci interessa, perché è giusto e necessario comprendere da dove veniamo, appunto per capire chi siamo, come diceva il vice sindaco. E questo è il momento giusto del libro adatto. È un libro che è una sorta di sintesi efficace di decenni di storia, come dice l'autore, che si traduce in un libro, diciamo, se vogliamo, intascabile. Sono 63 pagine affascinanti, 63 pagine compresse, dove vengono sviluppati decenni di storie. Soltanto un piccolo aneddoto per capire come nasce questo libro, perché credo che sia importante. Nicola è un comune, anzi, faccio un passo indietro. Il libro, se vogliamo, è l'ultimo tassello di un percorso che qui a Faggiano abbiamo già cominciato da un po' di tempo. Chi è di Faggiano sa che nel rondò, nei pressi, cioè l'ingresso di Faggiano, nel Nodalzano, c'è una scultura di Skanderbeg che è stata realizzata da uno scultore albanese, manco parlo apposta. Quello che poi ha prodotto gli altri busti. Quello che ha poi prodotto gli altri busti. In comune, nell'ingresso, abbiamo un busto di Skanderbeg, quindi abbiamo quasi inconsapevolmente, se vogliamo, cominciato un percorso già un po' di tempo fa, un percorso che si chiude oggi con la presentazione del libro di Nicola Vergine, del compianto Domenico Piapiana. È un libro che ci dà in là lo spunto per proseguire eventualmente in ricerche un pochettino più avanzate. Non è un semplice libro, perché dico questo? Perché è fatto di immagini, stralci, di documenti, documentazione. Però dietro questa semplice, se vogliamo, rappresentazione c'è una cultura che di fatto ci appartiene. Dicevo, il libro nasce in una maniera molto semplice. Nicola tempo fa è venuto su in comune e mi ha proposto un libro di Skanderbeg di Faggiano per la scuola. Conosco benissimo, sappiamo benissimo lo spessore dei testi che realizza Nicola, l'importanza. Quindi gli ho chiesto, la prima cosa gli ho chiesto: Nicola, ma secondo te è adatto ai ragazzi della scuola? Mi dice di sì, perché l'ho strutturato in una maniera un po' particolare, un po' diversa dal classico libro che conosciamo. È di facile intuizione, è di facile anche il ragionamento, se vogliamo. E di fatto è risultato così, perché mi ha spiegato che è un sistema, ripeto, molto semplice, fatto a bolle, come fossero degli insiemi che si collegano poi alla fine. La vedrete quella struttura. È molto intuitiva, è come fosse un percorso
dettato la freccia che si segue, quindi arrivare poi alla fine del libro è piacevole. Mappe concettuali, sì, è una mappa concettuale. Mi ha fatto vedere la bozza, l'ho sposata da subito, e quindi qual è il miglior modo per presentare questo libro? Il luogo, se non la scuola, il pilastro dell'educazione e della cultura. Quindi ecco perché siamo qui stamattina, di fronte a voi, di fronte ai docenti, di fronte a voi ragazzi, quindi con l'intento di farvi arrivare un messaggio semplice, chiaro, ma fondamentale relativamente alla nostra storia, alle nostre radici. Quindi lascio la parola adesso all'autore Nicola Vergine. Grazie a tutti. Sono io che non sento bene per via di un raffreddore, speriamo di farcela fino alla fine per la voce. Desidero porgere i saluti alla padrona di casa, la vostra preside, che molto gentilmente ha voluto che, più che pubblicazione, che questa rappresentazione, questo opuscolo, libricino, volumetto, chiamiamolo come vogliamo. Io sono un po' abituato a fare testi, no? Che sono molto più voluminosi, quindi per me questo è un opuscolo. Poi vi dirò perché lo abbiamo fatto così. Intanto vi saluto alla vostra preside, un saluto agli amministratori che sono legittimamente assenti per altri impegni. Un caro saluto all'assessore Grassi, che ha percepito l'importanza di questo volumetto e di averlo proposto alla scuola. Grazie a Piera Fragnelli, la nostra vice sindaco, sempre attenta alle questioni culturali, all'assessore Renna, che degnamente rappresenta il comune di Monteparano. Un ringraziamento soprattutto a voi altri, ragazze e ragazzi, che siete qui ad apprendere quelle che in questo momento noi cerchiamo di somministrare. Lasciatemi dire che questo momento di rappresentazione io desidero dedicarlo al mio compianto, scusate la commozione, amico, fraterno Domenico Viapiana, e ringrazio la moglie Clara per essere qui. Grazie Clara. Perché io, è Mimmo, per me Mimmo Viapiana, decidemmo di fare questo libricino, perché badate ragazze e ragazzi, su Skanderbeg non c'è più nulla da dire. Se voi andate un po' su internet e digitate Skanderbeg, vengono fuori fiumi di enciclopedia, di testi antichi. Che cosa non è stato raccontato su Skanderbeg? Il problema, bisogna capire perché c'è questo filo di unione che associa l'antico casale di Faggiano, come altri che diceva Renna, ma già sulle parole di Renna io potrei parlare per un giorno, eh? Che cosa associa i nostri casali alla figura di questo immenso condottiero valvanese? E già che ci siamo, prima che io dimentichi,
gentilissima preside, dice: sindaco, per favore finiamola di scrivere. Io capisco che c'è tutta una modulistica, le lettere, le buste, le intestazioni, ma finiamola di scrivere Skanderberg con l'H, con la K. Skanderberg va scritto Skanderberg, senza K, senza H, perché il vero nome di questo principe pilota albanese è Giorgio Castriota, detto Skanderbeg, perché Skander nella lingua albanese significa Alessandro. Quindi questo condottiero fu equiparato per le sue gesta, per le sue conquiste dei paesi dell'Asia Minore, ad Alessandro il Grande. Ma poi gli albanesi aggiungono anche il Beg, cioè di più, supremo. Quindi vogliate prendere atto di questa cosa, perché quando leggo le lettere ci stanno 2K, 3K, 1H, è un problema molto serio. E allora dedichiamo questa giornata. Io questa, quando io propongo qualcosa, tento sempre di dare un significato alle riunioni, perché quello che rimane da queste belle presenze non può essere soltanto un fatto di passerella, perché legittimamente ne ha parlato la preside, che aveva la legittimità di farlo, ma la passerella di Piero Grassi, di Piera, di Renda, la mia, può essere anche dimenticata, ma non deve essere così. Noi abbiamo l'esigenza di attribuire un significato alle nostre riunioni, perché altrimenti abbiamo perso tutti tempo prezioso. E allora mi sento di dire, Dario, ti prego, mi sento di dire che noi abbiamo la necessità, ecco, di ricordare questo momento, io dico, di studio, attraverso qualcosa che è grande. E cos'è più grande, preside, in questo momento della pace, dell'importanza della pace? E questa benedetta pace da cosa viene ogni giorno minata, delittuosamente minata? Viene minata dal potere, dall'ambizione dei regnanti. Ora, io non voglio fare il docente nei ringraziamenti, ho dimenticato di ringraziare anche i docenti presenti, e quindi faccio ammenda di questa cosa e recupero. Ma guardate, da quando esiste il mondo, quello che ha contraddistinto l'uomo è questa sete di potere, cioè la voglia di conquistare. Non so se si vede, ma qui c'è l'immagine, forse vai avanti nell'altra, Dario. Ecco, ad esempio, queste sono le nazioni che hanno sempre fatto parte dell'impero d'Oriente. Tenete conto che quando parliamo di secoli, l'impero occidentale ancora non si conosceva, no? Quindi c'era l'impero d'Oriente, che era fatto dalla Bulgaria, dalla Romania, dalla ex Jugoslavia, dove oggi ci sono tutte le sei repubbliche, no? La Serbia, il Montenegro, l'Albania, la Grecia, parte della Turchia, quella sud-orientale, la cosiddetta Tracia. Questa terra, addirittura da mille anni prima di Cristo, è stata sempre oggetto di conquista da parte degli uomini. Perché avere il controllo dei Balcani, ecco, della penisola balcanica, significava avere il controllo del Mar Nero, dell'Egeo e soprattutto del Mediterraneo. Meglio di me, i docenti di storia e di geografia, no? Possono recuperare le mie manchevolezze. Ma i Balcani sono sempre stati
oggetto di conquista, lo è tuttora. La Russia invade l'Ucraina perché ha bisogno di avere maggiore praticità per quanto riguarda la navigazione attraverso l'Egeo e il Mediterraneo, e quindi non si curano di tutto quello del saccheggio che si sta verificando. Ed è stato sempre così anche dall'altra parte, quando ancora l'impero occidentale non si conosceva. Badate, ad esempio, io poi mi insinuo in questa questione nel regno di Napoli e delle due Sicilie, quindi la parte dell'Europa, perché i Balcani in effetti non erano altro, non sono altro che un ponte tra l'Asia e l'Europa. Ecco la sede di potere degli uomini ambiziosi, ma anche il regno di Napoli. Guardate, quando l'Italia non era ancora unita, e qui vigeva da secoli questo, da secoli, il regno di Napoli tra le due Sicilie, un grande impero, un grande regno, ma anche questo è stato oggetto di saccheggio da parte dei Longobardi, degli Svevi, degli Angioini, casato francese, degli Aragonesi, delle truppe di Napoleone, dei Borboni, fino ad arrivare poi alla nostra Italia unita, stiamo già alle soglie del 1860, poi le due guerre, e va bene, e poi anche l'unione fisica delle cose. Oh, questo ragionamento ho voluto farlo intanto per dare quel significato alle cose che in premessa ho fatto, ma anche per far comprendere che questo nostro piccolo opuscoletto si insinua in questo periodo che è relativo al governo degli Aragonesi, cioè del casato spagnolo. La Spagna era fortissima, gestiva un impero, strappa il regno di Napoli e delle due Sicilie agli Angioini e si insedia in questo grande regno in maniera molto stenografica, perché altrimenti ci sarebbe molto da raccontare. Che cosa accade? Il governo degli Aragonesi è esercito da Alfonso d'Aragona, il quale anche lui aveva come ambizione quello di creare un grande impero che fosse costituito appunto dai Balcani ai Pirenei. Quindi avevano la mappa territoriale nella testa, quindi la conquista dei territori. Tutto sommato Alfonso è stato un grande regnante, le sue opere sono ancora sotto gli occhi di tutti. Basta andare a Napoli, a Palermo, un po' da tutte le parti, ci sono strutture, monumenti che sono straordinari. Alfonso, uomo ambizioso, però non riesce a portare a compimento quelle che erano le sue idee, per cui dopo la sua morte lascia il regno di Napoli e delle sue Sicilie. State attenti ragazzi, questo è importante ai fini di questo nostro libricino. Lascia il regno di Napoli al suo figlio Ferdinando, nomato anche semplicemente Ferrante. Ma nasce un problema che qui i vostri docenti meglio di me e opportunamente faranno. Il figlio Ferdinando di Alfonso non è un figlio legittimo, è un figlio naturale. I docenti spiegheranno la differenza importante fra queste cose. Non essendo figlio legittimo, il Papa di quell'epoca, che avevano un grande potere anche sulla nomina dei regnanti, impugna Callisto III il provvedimento di successione di Ferdinando, perché figlio illegittimo, naturale, e anche perché sullo scranno più alto del regno di Napoli ci voleva mettere un suo nipote che era come lui appartenente alla famiglia dei Borgia. Ferdinando intanto aveva già
dato notizia a tutti i regnanti d'Europa della sua successione. Ma a questo punto c'è la cosiddetta rivolta, la rivolta dei baroni del regno, cioè questi si oppongono alla successione di re Ferdinando. E tra i feudatari, tra i baroni, il più importante, il più grande feudatario del regno di Napoli e delle due Sicilie era il principe di Taranto, il principe Giovanni Antonio del Balzo Orsini, grande feudatario, il feudatario più grande. Pensate che gli autori raccontano che lui poteva salire a cavallo da Napoli e scendere a Taranto senza lasciare suoi possedimenti, suoi territori. Lui controllava 30 città vescovili, 4 città vescovili, 300 castelli. I castelli erano i casali, quindi un feudatario fortissimo, capace di reggere l'esercito. Ed è proprio lui, no, che promuove la guerra a Ferdinando. Ferdinando è soccombente, il suo esercito non ce la fa e quindi chiamano aiuto. Ma c'è una cosa che in tutte quelle che sono le pianificazioni degli ambiziosi non riescono poi a programmare: il fatto che muore Callisto III, il Papa. Il successore Pio II sovverte tutti i provvedimenti del suo predecessore e nomina Ferdinando re di Napoli e delle due Sicilie. Da qui nasce la rivolta, da qui nasce la guerra. Ma i baroni ribelli erano molti, l'esercito di Ferdinando era soccombente e allora Papa Pio II con il suo esercito interviene, ma con difficoltà, e allora decidono di chiamare aiuto. A chi? Chiamare aiuto a chi? All'atleta di Cristo. C'è a quel condottiero che per antonomasia era definito il condottiero di Cristo, Giorgio Castriota Scandelberg, il quale però era in guerra contro i turchi, firma una tregua con i turchi e libera Ferdinando, il quale comunque era già tenuto in ostaggio dagli Angioini, dal principe di Taranto e dagli altri baroni nel castello di Barletta. Libero Ferdinando, gli Angioini e questi vengono scacciati, le proprietà, le grandi proprietà del principe di Taranto sono annessi alla corona, al di là delle discendenze, comunque il tutto viene confiscato. E allora che cosa accade? Ecco perché noi ci insinuiamo in questa cosa e ci insinuiamo in un periodo che è relativo all'anno del 1450-1480. Non più in là, perché già nel 1488 accade qualcosa che vi dirò tra poco. Nel momento in cui Skanderbeg si ritira, avendo ormai liberato Ferdinando, e Ferdinando gli aveva donato molti territori, le truppe di Skanderbeg nel ritirarsi, perché assessore non è poi mica vero, anzi è del tutto vero che gli albanesi rimasero qui sul territorio, assolutamente no, questo è proprio da smentire, perché Skanderbeg non avrebbe mai consentito che i suoi armigeri rimanessero un solo istante su questo territorio, perché aveva firmato una tregua con il turco, il quale era impegnato, no, in guerra con i veneziani, no, la regina della laguna, eh? Ma i suoi armigeri li voleva in patria,
È successo solo questo. Badate bene, ragazzi, questo è importante sotto il profilo storico. Che cosa è successo? Che gli armigeri di Skanderberg, nel momento in cui si ritirano perché la loro flotta era posizionata su Brindisi, sapendo che questi erano i casali che si appartenevano al principe di Taranto Giovanni Antonio del Baldrossini, saccheggiano questi casali. E allora qualche ragazzo e qualche ragazza vi potrà dire: ma quindi i casali non sono stati fondati dagli albanesi? Certo che no! I casali nostri non sono mai stati fondati dagli albanesi. I nostri casali furono distrutti, saccheggiati. Questa è storia, ci sono documenti a non finire. Il sacco degli albanesi ai casali del Tarentino. E allora, ma scusate, se i nostri casali sono stati saccheggiati, mi domanderete, che cosa c'entriamo noi lo Skanderberg? Anzi, lui non solo ha saccheggiato, ha passato alle armi le sue truppe, i suoi armigeri, tutti quelli che si mettevano contro, hanno saccheggiato, bruciato. Allora che c'entriamo noi? Perché? Perché nel momento in cui Skanderberg si ritira con le sue truppe e quindi incomincia di nuovo il conflitto con l'esercito turco, l'esercito della mezzaluna, forte di 150.000 uomini, accade che Skanderberg nel 1468 muore. Fino a quando Skanderberg è rimasto vivo, l'impero musulmano, l'esercito turco, non ha mai pensato di invadere l'Albania. Ci aveva provato tante volte, ma non ci era riuscito. Dopo la morte di Skanderbeg, i turchi invadono l'Albania ed è quello il momento in cui incomincia l'esodo degli albanesi in questi territori. Ma non solo i territori della Tarentinità, ma quella della cosiddetta Tre Calabrie, del Regno di Napoli, delle due Sicilie, le Tre Calabrie. Quindi sì, nella Calabria, nella Sicilia, nella Basilicata. Che cosa accade? Io la faccio finita perché mi rendo conto che altrimenti rimarrei qui a parlare fino a stasera. Poi mi caccia la presa, Che cosa accade? Che c'è l'esodo, no? Da parte degli albanesi. Ormai i turchi erano entrati anche in Puglia. Nel 1488 c'è la strage, un paese intero viene decapitato dai turchi, no? A Otranto, siglato 1488, io vi prego di andare a visitare la cattedrale a Otranto, al di là del fatto che c'è uno dei mosaici più preziosi, no? Del pavimento che abbiamo, ma ci sono migliaia e migliaia ancora nell'ossario. Di quegli otrantini che non si inchinarono, si sono opposti al rito islamico per mantenere alta il rito della religiosità. Furono massacrati, decapitati, martoriati. E allora questo è stato l'esito in cui gli albanesi incominciano a riversarsi in questi territori. Perché Faggiano è il primo casale albanese del Tarantino, non perché abbiamo bisogno di una targa per dire che siamo i primi, non è questo. Il primo casale albanese del Tarantino perché in questo esodo ci sono due famiglie, quelle più prestigiose dell'Albania, che si insediano in questi casali. Papa Spigonati, che è la maggiore espressione del rito greco, si insedia a Fagiano.
mentre la famiglia, che era caratterizzata dalla milizia, la famiglia militare, si insedia nel casale di San Martino, casale ormai scomparso, tra Roccaforzata e Pavrello, vecchio toponimo di Monteparano, prima Montis Paranis, poi e allora Papa Spigonate si insedia qui e Fagiano, per la presenza di questa prestigiosa figura, diventa, questa storia è documentato, diventa, io non so se ci ho messo la patenticcia sul libro, ma in un altro libro ce l'ho messo, Fagiano diventa la capitale religiosa, per quanto attiene il rito greco, della Puglia e degli Abruzzi. Questa è la storia di Fagiano, una storia importante, che non può non essere appresa con attenzione da voi studenti. Ora, ho bisogno soltanto di qualche altro minuto per dire che nell'appendice di questo opuscolo io e Mimmo Viabiana decidemmo anche, oltre al Pigonati, di metterci un'altra figura, che era il Calviello. Don Gaetano Fedele Calviello. In verità io solo la settimana scorsa, avendo acquisito il certificato di nascita, ho potuto constatare che c'era anche un altro nome, no? Che era Serafinossa. Questo, preside, questa figura del Calviello è molto importante sotto l'aspetto storiografico, badi bene, non solo per Fagiano, ma per quanto attiene tutti i casali, no, dell'Albania tarantina. Perché che cosa accade? Siamo ormai, l'esodo è avvenuto, quindi i casali sono stati ripopolati e sono stati ripopolati dagli albanesi. Il cognome, volete un cognome più illustre di quelli che stanno qui stamattina? È per la preside Panico. I Capuzzimati, i Cartea, i Tavolaro, no? E adesso tutti i cognomi albanesi, greco-albanesi. Quindi noi non possiamo disconoscere le nostre origini. Dobbiamo studiarle. Questo sì, questo va fatto. Ed è compito nostro, della scuola, del comune, di voi studenti. Che cosa accade? Dopo l'esodo, in questi casali, per questa presenza importante di Papa Spigonati, il rito greco è quello che viene esercito nella liturgia corrente. E qui però la Chiesa, soprattutto dopo il Concilio di Trento del 1530, dice ai cardinali e ai vescovi: lasciate le città, andate nelle periferie, imponete il rito latino, debellate il rito greco, badate bene, solo il rito greco. Errano coloro che dicono il rito greco ortodosso. E un'altra cosa, nei casali albanesi del Tarantino si eserciva la celebrazione del rito greco. E allora, a fronte delle bolle papali relativi all'imposizione di Sacra Romana Chiesa di debellare il rito greco, incominciano le cosiddette visite pastorali. E nel 1576-78 il potente arcivescovo di Taranto, Lelio Brancaccio, una figura immensa, incomincia le sue visite pastorali. E quindi si reca in tutti questi casali, anche quelli scomparsi. Io ho già pronto un altro libro su tutta la questione dei casali, dove minuziosamente, con dovizia di particolari, si reca in tutte le cappelle, in tutte le chiese, in tutte le cripte, e ne descrive tutto quello che trova.
Ora, questi verbali del Brancaccio, che sono 2000 pagine, no? Sto anche fotografando in verità in questi giorni, non furono mai tradotti perché in latino volgare soltanto 209 anni dopo, nel 1767, quel prete di Fagiano che ha retto la chiesa di Fagiano per 42 anni, Don Gaetano Caldiello, traduce i verbali del Brancaccio. Grazie a lui oggi noi possiamo registrare la storia di questi nostri casali. Ora io so che l'ho fatto un po' lunga rispetto alla programmazione e alla benevolenza della dottoressa Perico, però non potevo evitare di dire almeno queste cose che io ho ritenuto necessarie e indispensabili. Io ho finito, vi ringrazio per l'ascolto che mi avete voluto dare, vi ringrazio anche per la vostra indulgenza, perché non ho sentito un fischio, a meno che non avete deciso di farlo dopo di Androfia. Grazie. Davvero io sono un po' commossa, anche perché è stata un'esperienza significativa perché introduce particolari e dettagli rilevanti riguardo proprio le nostre origini, la nostra storia. Tutti i presenti hanno in apertura sottolineato il fatto che è importante conoscere le proprie origini per poi poter affrontare consapevolmente il futuro. Io vi dico che alcuni di voi già tra 5 anni lasceranno Fagiano, lasceranno Montevarano, lasceranno Roccaforzata per recarsi altrove, così come ho fatto io. Ho preso e sono partita, sono andata a studiare in diverse parti d'Italia ma anche d'Europa. E molto spesso quando il mio cognome veniva chiamato dai professori che mi hanno sottoposto, no? Mi hanno, come dire, esaminato quando ho fatto gli esami, no? Molto spesso si sbagliava perché io ero panico, no? Panico. E allora orgogliosamente dicevo: Panico, il mio cognome è di origine albanese, con orgoglio, perché non... Parlavamo con Nicola di questo, no? Prima di avviare la conferenza, del fatto che c'è spesso reticenza, c'è quasi un po' di vergogna a dire che le nostre origini sono albanesi, ma io non ne capisco il motivo, anche perché i fatti sono sanguinosi sicuramente, perché ci sono state le guerre, ci sono state le varie contese, ma... Ecco, dobbiamo essere fieri di appartenere alla nostra terra, di appartenere alla nostra storia, e perché è solo con questa fierezza che si può affrontare la vita, il mondo, che ripeto, è un mondo ormai globalizzato, tanti di voi andranno via, qualcuno rimarrà fuori, qualcuno tornerà, però in ogni caso dobbiamo essere consapevoli delle nostre origini, e mi auguro che l'incontro di oggi abbia aperto, oltre che cioè abbia scosso i vostri cuori, nel senso che vi abbia anche incuriositi, e vi invito veramente a leggere. Io lo stavo adesso per la prima volta sfogliando, è gradevole il libro perché è anche ricco di immagini, di mappe concettuali, di schemi con cui voi siete abituati a studiare. Ci sono qua diversi docenti di storia, quindi questo è il metodo, no? Con cui si schematizza e si impara la storia del mondo, la storia dell'Europa, la storia dell'Italia, ma anche la storia della nostra terra. Per cui davvero grazie
grazie anche alla vedova di Domenico Viaviana. Io non vi conoscevo, la verità, Nicola Vergine conosce mio papà, ma io non conoscevo lui. Ho avuto il piacere di conoscerlo oggi, ho avuto il piacere di ospitare qui anche le amministrazioni comunali con i loro rappresentanti, in un momento davvero per me di grande emozione, perché sono stata tanti anni fuori e ritornare per me significa davvero valorizzare il mio territorio, valorizzare le persone che tengono al territorio e che dedicano la loro vita a studiare, certe sentito prima, 2000 pagine, cioè questi documenti poi sembrano, no, lontani, sembrano scritti in una lingua che può essere il latino volgare, però se nessuno li prende in mano, se nessuno li va a vedere, se nessuno poi gli dà uno schema, no, per ricostruirne la logica e ricostruirne i passaggi più significativi, rimangono lettera morta e quindi non possono contribuire a fortificare quella che è la nostra conoscenza e quindi consapevolezza. Pertanto davvero grazie, grazie, grazie. Noi amministratori facciamo di tutto per tenere salde, ferme le origini del nostro paese. Mi piacerebbe che questo fosse condiviso anche da tutti voi. Dobbiamo essere fieri, riconoscere le nostre origini, perché così, soltanto così, in un futuro lontano, prossimo, quello che volete, tutti potranno identificarsi in una realtà solida, ma quella realtà solida la dobbiamo creare noi nel tempo, riconoscendo appunto la nostra storia, il nostro passato, le nostre origini. E vi invito, oltre a questo, anche di promuovere in qualche modo anche il vostro territorio, perché noi siamo parte integrante, noi siamo cuore pulsante del nostro territorio e il nostro compito fondamentale è quello di riconoscere la nostra appartenenza a questo territorio fiero, bello che abbiamo e in qualche modo anche promuoverlo fuori dai nostri paesi, dalle nostre città, perché è giusto che vada fatto anche questo passaggio all'esterno. Io ringrazio tutti, la presidente, ringrazio Nicola, capite allora perché? Io ringrazio anche l'amministrazione comunale che ha provveduto alla pubblicazione di questo opuscolo, no? Per darlo questo. Beh, ci sembrava doveroso fare questo passaggio perché un'amministrazione comunale che non promuove, come ho detto prima, le proprie origini è un'amministrazione comunale che serve a poco, nel senso che le carte le facciamo tutte, le facciamo dappertutto, però è giusto che l'amministrazione comunale contribuisca in qualche modo a far conoscere ai propri cittadini prima di tutto il proprio territorio. Quindi quello che Nicola ha detto è soltanto una minima parte di quello che è la nostra storia. Ecco perché vi dico 63 pagine frizzate, striminzite, compresse ma che racchiudono in maniera pregevole una storia che ci appartiene da decenni. Grazie. Io voglio ringraziare, tanto ci vedrà poi su YouTube, l'editore Antonio De Lisanti, è una persona che stimiamo tantissimo, una persona che merita davvero tanto, è sempre una persona che si contraddistingue davvero per una professionalità eccellente. Grazie. Commentiamo il fatto che siete stati bravissimi, ecco, di questo stavamo parlando, davvero attenti, rispettosi, perciò onore a voi ragazzi, e non è la prima volta, chiunque è intervenuto ha sempre, e devo sottolinearlo, questo perché questo è un merito, il fatto che i nostri ragazzi quando sono invitati a questo tipo di eventi sono ragazzi educati che rispettano chi parla e si pongono in una posizione di ascolto, per cui davvero bravi ragazzi, veramente. Io vi lascerò la scuola.
come soddisfacente recente la presa di raccoglie del libro, quindi il comune vi fa dono di questo opuscolo, di questo libro, affinché voi possiate portarlo a casa, possiate approfondire le ricerche sulle vostre origini e in qualche modo anche imparare quello che siamo e siamo stati. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, una giornata straordinaria che ha fatto da cornice a un libro, oserei dire, unico nel suo genere, perché finalmente parliamo di Faggiano, parliamo delle origini di Faggiano, parliamo di Giorgio Castriota Scandenberg, e quale migliore occasione per farlo con Nicola Vergine, l'autore di questo straordinario documento che ci invita ad approfondire le origini legate a Faggiano. Intanto grazie Nicola per questo intervento, per questo libro che hai donato alla comunità di Faggiano, e mi piacerebbe che tu lasciassi anche in questo momento una tua testimonianza. Ma io ringrazio innanzitutto l'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore alla pubblica istruzione Piero Grassi, mi piace anche dire all'assessore non solo alla pubblica istruzione ma anche al diritto allo studio. Questo passaggio è importante, visto che noi comunque questo libro lo rappresentiamo più che pubblichiamo, lo rappresentiamo a una nutrita scolaristica composta dalle classi dei tre istituti di Facciano, di Roccaforzata e di Monteparano. Quindi un ringraziamento alla sensibilità dell'amministrazione comunale che imprime e che vuole imprimere questa crescita culturale di concerto, no, con la scuola in questo paese. Questo libro in verità lo abbiamo fatto, lo realizzammo insieme al mio compianto, ahimè, fraterno amico Domenico Viapiano, e non perché noi ci siamo inventati qualcosa, perché su Scandenberg ci sono fiumi di enciclopedie, di trattati, di argomentazioni, di documenti, quindi non avevamo nulla da scoprire se non lo sforzo di condensare, ecco, di comprimere queste notizie promuovendo una mappa concettuale per darla ai ragazzi, no, delle scuole medie. Io mi auguro, e così auguro, rispondendo alla memoria di Mimmo Viapiano, di esserci riusciti in questa nostra idea. Grazie. Sì, grazie Nicola. Infatti il libro si esprime in poco più di 60 pagine, ma di fatto racchiude decenni e decenni di storia che ci riguardano molto da vicino. Il fatto di aver invitato anche l'Istituto di Rocca e di Monteparano, evidentemente perché c'è uno stretto legame storico fra i tre comuni, fra Faggiano, Rocca e Monteparano di fatto, quindi non a caso è stato voluto questo incontro con l'intero Istituto Comprensivo Madonna della Camera. Ovviamente ringrazio il dirigente scolastico per il supporto e per averci concesso l'utilizzo della scuola, ma era un evento così straordinario e non potevamo che non presentarlo qui a scuola, pilastro della cultura e dell'educazione. Allora Preside, buongiorno, intanto grazie per averci ospitato qui a scuola. È stato un piacere. Piacere tutto nostro. Quale miglior luogo per diffondere cultura? Una cultura che ci vede strettamente coinvolti, non a caso è una cultura che ci ha dato le origini, quindi conoscere a fondo fin dall'inizio le nostre origini credo che sia sostanziale ed importante. Dicevo Nicola, il fatto di aver coinvolto anche Rocca e Monteparano evidentemente perché c'è uno stretto legame storico-culturale che ci lega, quindi grazie a lei per averci ospitato. Sì, io davvero invece ringrazio il Comune di Faggiano, l'assessore Grassi per aver promosso questa lodevole iniziativa. E credo che il senso di tutto ciò sia davvero ritrovarsi tutti uniti nelle nostre origini. Siamo un istituto comprensivo che si articola su tre comuni diversi, che sono diversi sì perché insistono proprio, no? Su tre territori diversi però che hanno le loro origini in comune, ma hanno anche le loro tradizioni in comune, e quindi hanno davvero in comune il fatto
fatto di essere un istituto comprensivo. Ecco perché ogni qualvolta si organizza un'iniziativa, io ci tengo molto che, nonostante questa iniziativa sia promossa da un singolo comune, poi vengano coinvolti gli studenti anche delle altre scuole, proprio perché abbiamo una forte identità ed è giusto che questa venga sottolineata. E l'intervento di Nicola Vergine oggi non ha fatto altro che rinforzare questo nostro senso identitario, perché ci fa riscoprire le nostre origini, che sono poi le radici in cui tutti noi ci riconosciamo nel mondo. Grazie ancora. Io la ringrazio, Preside, spero di avere un'altra occasione per riproporre magari anche a classi diverse lo stesso argomento, la stessa storia. Grazie. Allora, siamo in compagnia anche dell'assessore Angelo Renna di Monteparano, che ha sostituito egregiamente il sindaco e impegnato in altre attività istituzionali. Quindi un invito che abbiamo esteso ai tre comuni, Rocca, Monteparano e Faggiano, nella convinzione che in qualche modo la storia ci lega, la cultura ci lega, quindi un passaggio storico che ha visto anche la presenza appunto di Monteparano. Certamente, l'ho anticipato prima nell'intervento, che Monteparano si accomuna con Faggiano perché anche lui è un casale albanese come tutti del nostro est tarantino, e dunque di conseguenza quel periodo ci ha unificati tutti quanti con, dice lui, un'unica famiglia feudataria che ha portato appunto gli albanesi in Puglia, e dunque di conseguenza noi possiamo dirci degni originari di questa popolazione. Sì, ha perfettamente ragione, quindi un percorso storico che ci accomuna e ci rende in qualche modo fratelli. Grazie.